Lo Sport, in collaborazione con... Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Promosso dall'assessorato allo sport del Comune di Ovada, in collaborazione con la Croce Verde Ovadese e la Società Servizi Sportivi, è stato presentato a Palazzo Delfino il progetto Sport e Salute, che vuole offrire una serie di iniziative rivolte alle società sportive, ai loro dirigenti, allenatori e protagonisti che ruotano intorno alla loro attività quotidiana. Tali iniziative di tipo informativo rappresentano una serie di utili elementi che a seconda del contesto intendono sensibilizzare gli operatori sportivi sulle principali emergenze, traumatiche e non, che possono verificarsi in gara o durante gli allenamenti, anche in considerazione dei differenti rischi nelle diverse discipline sportive. Saper valutare i rischi, adottare le dovute prevenzioni e conoscere le procedure di soccorso possono incidere notevolmente sulla riuscita di un intervento sanitario anche senza dover essere direttamente coinvolti nelle cure sanitarie o sostituirsi al personale appositamente formato per rispondere a questa esigenza. Tuttavia il rischio di incorrere in un'emergenza traumatica o di entità ben più serie come l'arresto cardiocircolatorio non sono da escludere. L'obbligo per gli sportivi di sottoporsi ad accertamenti medici nonché le recenti normative che impongono a tutte le società la dotazione di cardiodefibrillatori e personale formato alla conoscenza di linee guida per manovre e salvavita rappresentano sicuramente il primo passo verso la prevenzione e la tutela della salute nelle attività sportive, sia di tipo agonistico sia amatoriale. Tuttavia, le emergenze sanitarie in ambito sportivo richiedono l'immediata assistenza sul luogo dell'evento. Spesso gli errori sono riferibili alla gestione e organizzazione del soccorso. Un approccio più approfondito al concetto di emergenza, conoscere le procedure in attesa dei soccorsi, i comportamenti che involontariamente potrebbero rivelarsi dannosi per l'infortunato, possono aiutare ad orientare al meglio le azioni preventive e sviluppare utili elementi decisionali nel contesto. Pertanto, un corso informativo non abilitante allo svolgimento di manovre in emergenza, aperto alle società sportive e ai loro protagonisti, vuole affrontare le principali tipologie di trauma, i loro aspetti evolutivi, le possibili cause che lo hanno provocato, cosa fare e soprattutto cosa non fare nell'attesa dei soccorsi, nonché i principali aspetti che differenziano il trauma dell'adulto da quello del preadolescente o del bambino. L'iniziativa è stata presentata alla presenza del sindaco di Ovada Paolo Lantero, del delegato allo sport Fabio Poggio e di rappresentanti di società sportive della Croce Verde. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03. Vi aspettiamo al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Troverete un incredibile multi-race foam a quattro corsie, lo scivolo più veloce d'Europa, una nuova laguna caraibica di ultima generazione con idromassaggi, solarium acquatico e un'isola bimbi con sette scivoli. Per i più temerari, Black Hole e Rapid River, attrazioni per adulti e per bambini per un'estate all'insegna del divertimento e del relax. Il Parco Acquatico Lavagello vi aspetta a Castelletto d'Orba.